Vuoi sapere i 5 consigli fondamentali per fare video migliori? Bene, sei capitato nel video giusto. Questo è il secondo episodio. Nel caso ti fossi perso il primo, ci sono altri 5 consigli fondamentali che non puoi non conoscere. Ciao, mi chiamo Giacomo, 16 anni e faccio il filmmaker. In questo video, come detto nella intro, ti farò conoscere altri 5 consigli fondamentali per tutti i filmmaker e videomaker. Il primo è di creare uno storytelling coinvolgente, quindi cercare di manipolare il proprio spettatore e farlo stare attaccato fino alla fine del video. Una cosa molto difficile che veramente in pochi riescono a fare. Uno dei più bravi al mondo è MrBeast, che con i suoi video, con il suo tipo di editing, riesce a far stare incollato lo spettatore fino alla fine del video. Ci sono chiaramente altre persone, ma lui è, diciamo, l'esempio lampante con i suoi editing super mega veloci e super mega che cambiano ogni veramente quarto di secondo. Riesce a farti stare incollato fino alla fine del video, e alle volte sono video che durano anche un'ora, quindi i suoi editor hanno una capacità incredibile di fare questa cosa. Il secondo è l'utilizzo creativo della musica. Infatti avere la musica che enfatizza il nostro video è fondamentale per tutti i tipi di video, non solo video di YouTube, ma anche video musicali, documentari, qualsiasi altra cosa. Veramente il tipo di musica che utilizzate e che scegliete soprattutto è necessario ed è fondamentale da fare in modo giusto per avere un video perfetto, comunque un video molto migliore rispetto agli altri. Perché molte volte magari vedo dei video molto tranquilli in cui la musica sotto è un zunzunza, non si capisce niente, quindi dovete mettere la vostra musica in base al vostro tipo di video. E soprattutto la musica può anche essere utilizzata per le transizioni, questo punto comunque lo vedremo dopo, ma ad esempio i riser, quindi la musica a salire e poi si stoppa di botto, fa ad esempio cambiare la scena e fa enfatizzare un certo momento rispetto a un altro. Terzo punto, ricerca e contesto. Bisogna ricercare esattamente che cosa si sta filmando. Quindi un esempio, vado a fare un documentario su il Duomo, mi informo prima di farlo, mi informo tutte le cose che sono avvenute nel Duomo, se è stato distrutto, se è stato ricostruito, se cos'era prima, che cos'è oggi, insomma tutte queste serie di domande che bisogna farsi per creare appunto un documentario, in quel caso, ma comunque un video veramente perfetto, perché informandosi sul proprio argomento al massimo delle proprie capacità, al massimo del tempo disponibile, si andrà ad aggiungere soprattutto una serie di argomenti che se noi non avremo fatto questo non ce li avremo, quindi questa cosa è fondamentale. Quarto e penultimo trucco, coinvolgi il tuo pubblico, quindi se nel caso stai facendo un video parlato, coinvolgi, dici, mettete like ragazzi, iscrivetevi al canale, come so, comunque queste cose le dico sempre, ma è fondamentale fidarvi, perché se non le dite la gente non si ricorda di farlo, quindi coinvolgete il vostro pubblico in modo tale che loro sanno esattamente cosa devono fare, non solo per farvi contenti in questo caso a me, ma che se vi iscrivete o non vi iscrivete sinceramente a me non me ne frega niente, semplicemente un tasto e un numero in più che sul mio canale, ma oltre a questo ci può anche andare a far creare un nostro marchio, una nostra identità su internet, che magari molta gente non lo fa, quindi molta gente non dice di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere like al video. Queste sono cose che sono solo su YouTube, ma ad esempio se io faccio un documentario, magari fare dire alla fine del video, mettere il proprio nome, cognome, chi l'ha fatto questo video, per creare una sorta di pubblicità e per andare poi a avere un proprio marchio online, un proprio comunque dominio online sul proprio tipo di cose che ognuno fa. Quinto e ultimo step, che secondo me questo veramente nessuno fa, questa informazione è molto veramente importante, quindi ascolta bene fino alla fine di questo video, dovete prestare sempre attenzione ai dettagli sonori. Infatti molte volte in alcune interviste, in alcuni video magari importanti di persone veramente importanti, ci sono dei rumori di fondo che magari uno a primo impatto non se ne accorge, ma effettivamente sono quei rumori che arricchiscono l'ambiente musicale, l'ambiente sonoro, e danno magari più dinamicità e fanno sicuramente attaccare lo spettatore fino alla fine del video, questi riser, tutti questi effetti per far enfatizzare delle parole, delle parti del discorso. Come vi dicevo prima, appunto, vanno a dare più attenzione a una parte piuttosto che un'altra del discorso. Prima di lasciare ti do un ultimo trucco, che questo secondo me non conosci. Ricorda sempre che la creatività e l'originalità sono le due cose che ti fanno distinguere un amatore da un professionista. Infatti molte volte l'amatore cosa fa? Copia e incolla le cose dagli altri, non sa neanche cosa sta facendo, non è originale e pensa, oh, faccio le cose come fa l'altro, così, no? Faccio anche gli stessi numeri, ma molte volte non è così. E bisogna anche essere creativi, perché molte volte sperimentare con le nuove cose, con nuove idee, nuove tecniche, nuove cose che nessuno fa, vi fa creare delle cose che magari uno ha creato dopo tanti anni, ma voi le andate a creare in meno tempo, perché state sperimentando tutti i giorni su una cosa che nessuno ha mai fatto, quindi andate a creare qualcosa di nuovo che non si è mai visto prima. E questo comunque va anche a creare i propri video memorabili e diversi da tutti gli altri.
Detto questo, spero che questo breve video ti sia piaciuto. Questo era l'episodio 2. Se ne vuoi un altro, chiaramente commenta se vuoi un altro video. E sempre su questi consigli, o se vuoi avanzare un'altra serie di quelle che ho portato avanti fino adesso. Quindi, nel caso, scrivilo nei commenti. Noi ci vediamo comunque al prossimo video. Ciao a tutti.